Allora, 29 ottobre 2011 siamo al congresso dei radicali italiani, TV Radicale è presente come la vedete nella persona indegna del direttore e siamo con Marta Gemma, forumista incallita, attivissima sul forum radicale in ufficiale di Facebook. Come si è cancellata? Ex forumista incallita. Vabbè. Adesso approfondiremo. Intanto chiediamo la domanda atomica quando si viene al congresso. Marta, perché non sei rimasta a casa? Perché saranno circa 20 anni che seguo, a volte sì, insomma qualcuno l'ho saltato, però seguo i congressi. Non ce la faccio a restare a casa. Previsioni soprattutto sugli esiti congressuali, insomma, segreteria, tesoreria e presidenza. Si possono dire? Le previsioni sono libere, credo. Pronostici, poi facciamo anche una riffa, una cosa. Ok, coi premi. Allora, prevedo che Viale non si ricandiderà perché è impegnato su altri fronti. E quindi mi domandavo, ma forse credo che Vecellio allora tornerà di nuovo in gara. E Mario Staderini sarà di nuovo segretario, queste sono le mie previsioni, vabbè. Il tesoriere mi pare che forse quest'anno voglia cedere il posto a qualcun altro, non so chi possa essere, però mi viene il sospetto, pure questa è solo una previsione, che forse Mina Welby sarà candidata da qualche parte, tipo sostituzione di Viale alla presidenza. Questa è proprio la riffa di Marta Gemma. Vabbè, è importante. È il militante ignoto, ma non è tanto ignota. Marta, quindi è importante perché la base ovviamente decide, come sappiamo, nei congressi radicali, i segretari vengono decisi, i segretari e tutta la terna che viene eletta non da delegati ma da tutti quanti gli iscritti. E adesso passiamo al risvolto, diciamo, gossip radicale. Perché questa cancellazione dal forum radicale in ufficiale di Facebook, che è ormai insomma, più di 1000 persone, adesso questa è una mancanza veramente notevole, era attivissima. Sì, ero troppo. Allora, il problema era che ero troppo attiva e mi prendeva troppo tempo, però è un problema mio, non del forum, nel senso che potevo pure evitare di rispondere, però poi uno entra nel tunnel. Fai. Quello è un tunnel. E quindi ho detto, vabbè, mi prendo una pausa per un po', sono andata in aspettativa, non retribuita, quindi non mi costa niente, però poi rientro, perché l'aspettativa retribuita pure a termine, mi sembra. Sì, no, ma poi soprattutto comincio per l'astinenza e... comincio pure l'astinenza e quindi sai che faccio? Sbircio. E allora mi arrivano gli aggiornamenti di Stato sulla destra e io lì butto l'occhio quando vedo Gianni Colacione ha pubblicato una cosa, vado a vedere. Poi se l'ha pubblicata una, perché poi lì ci sono gli amori pure, no? Ci sono gli amori. E ci sono le preferenze, diciamolo. Riveliamo questi amori. Allora, quando becco Nicola S. ha pubblicato una. Vado a vedere, perché insomma, quello è un noto amore mio. Oppure Andrea Deliberato, oppure Stefano S. il compare. Siete cugini, zii, che te Andrea Stefano S. Stefano Russo? Stefano Russo si è scritto che siamo fratelli. Fratelli, quando pure tuo fratello pubblica vado a vedere e basta. E poi quindi mi faccio un po' i cavoli vostri lo stesso, diciamo. Diciamo ovviamente a tutti quanti coloro che ci seguono che Marta Gemma si è iscritta, ha preso i gadget che molto molto presto li vedremo addosso ovviamente, e quindi la ringraziamo, le diamo appuntamento anche sui nostri schermi, cioè praticamente su internet. Sì, tu sai che devi fare? Per esempio la domenica mettimelo in bacheca prima che inizi la trasmissione, perché io poi casomai non ci penso, però se me lo trovo in bacheca, siccome Facebook lo controllo costantemente, come ve ne sarete accorti tutti, e quindi io se me lo trovo mi ricordo e se c'ho tempo quel giorno dico ok, guardo, ok? No, provvederemo a fare questa cosa. Ma io che devo fare però per guardare? Cioè non è che adesso mi devo fare una... Vai soltanto sul sito. Basta, non puoi anche non iscriverti. Mettimi il link del sito. Va bene, tvradicale.it, è molto molto intuitivo. Dopodiché si clicca web tv e si apre la finestra dell'immagine. C'è anche la possibilità a fianco di intervenire e interagire con una chat e quindi di fare domande a tutti coloro i quali che stanno facendo gli ospiti su qualsiasi cosa, si possono anche insultare liberamente. Sì, abbiamo anche degli insultatori professionali. Ok, io pure sono... Ripetilo bene. Quindi parteciperò senz'altro dopo questa notizia. Va bene, ringraziamo allora Marta Gemma. Alla prossima. Grazie a voi.